Ci troviamo al Comites e ho l'onore di sedere insieme al neo presidente Carmelo Manoti, eletto da poco, nel palazzo proprio del Comites a Francoforte. E mi piacerebbe capire e far capire anche a chi ascolterà questa intervista il compito del Comites. Che cos'è il Comites, presidente? Il Comites è una rappresentanza degli italiani all'estero. Noi siamo responsabili per la circoscrizione di Francoforte, di cui si contano 170, circa 173.000 connazionali, di cui siamo responsabili in tre regioni: Lazio, Renania Palatinato e Bassa Franconia. Presidente, qual è l'obiettivo e i programmi del Comites? Allora, l'obiettivo, quando sono stato votato, i primi due punti che ho messo nel programma, che secondo me sono molto importanti sul nostro territorio, sono far conoscere il Comites sul territorio, perché purtroppo gli italiani non conoscono il Comites, e una bassa percentuale di italiani che conoscono il Comites. E secondo punto molto importante è migliorare i servizi consolari. Questo credo che siano le due basi principali per portare avanti un programma del Comites. Presidente, che cosa sta facendo il Comites per risolvere alcune delle problematiche, insomma, che ci elencava? Abbiamo incontrato molti consigli pastorali di grandi città come Kassel, Mainz, Frankfurt-Nied e Baden-Württemberg. Ci siamo incontrati anche con dei consiglieri comunali di grandi città, come anche pure con consiglieri consultivi degli stranieri. Noi in futuro vorremmo incontrare altre città con i consigli pastorali, come pure consiglieri degli stranieri, come consiglieri comunali, perché io credo che facendo una rete comunicativa di tutti questi organi possiamo arrivare a un buon risultato, perché quello che manca tra di noi è pure, secondo me, la comunicazione, che molti non sanno cos'è il Comites. Ecco, infatti il Comites si adopera ogni giorno per far sì migliorare, insomma, i servizi proprio ai cittadini e agli italiani che sono qui in Germania, ma i progetti attuali e futuri che il Comites sta portando avanti. Il primo progetto di cui ne sono molto contento, ideato dalla dottoressa Letizia e che ha un grande riscontro, è il progetto Alfa Digital, che aiuta molti i nostri connazionali e che ha un riscontro sia da parte del consolato che sia, come ripeto, da parte dei connazionali. Dopodiché noi abbiamo in mente di fare ogni anno il Festival della Poesia Europea, dopodiché abbiamo anche in programma di fare un dibattito sulle donne. Questo viene organizzato dalla Commissione Pari Opportunità, cioè trattiamo in primo momento la violenza sulle donne, e dopo abbiamo in programma anche di far salire ogni volta dei produttori dall'Italia per fare come delle spe di pre far presentare i loro prodotti delle regioni. Questo è il nostro programma, però ne dovranno seguire molti altri. Dopodiché, il 4 di giugno abbiamo avuto con la Commissione Sport del Comites, in comitanza con le polisportive di Trastuzzo di Offenbach, dove io sono anche presidente, abbiamo fatto il primo torneo del cuore, di cui daremo dei soldi in beneficenza a un ospedale per i bambini. Per concludere la nostra intervista, Presidente, mi piacerebbe un messaggio, ecco, da parte sua proprio per gli italiani che sono qui e che possono avvicinarsi sempre di più, al Comites. Stiamo facendo, per quanto riguarda i nostri connazionali, un ottimo lavoro, perché riceviamo tramite Alfa Digital, oppure io personalmente ricevo molte telefonate di cui aiutiamo giornalmente i nostri connazionali. Si sta incominciando a conoscere sul territorio
tramite i nostri viaggi, tramite le persone che ci chiamano, rimane sempre un problema, perché il problema degli italiani qua è sempre i servizi consolari, questo è un grandissimo problema. Anche qui devo dire che c'è un'ottima collaborazione sia con la segreteria del consolato, la signora Paolillo, perché è giusto evidenziare chi davvero fa qualcosa per la nostra comunità, sia, devo dire anche qui, devo fare anche un complimento al console generale, che è una splendida persona, il signor Samà. Quando io faccio delle lamentele, mi viene molte volte incontro e cerca, dove è possibile, risolvere i problemi. Credo che questo, io ho conosciuto molti consoli, sia uno dei migliori consoli che ci sia stato a Francoforte. Poi ho dato delle statistiche per quanto riguarda i passaporti, sono stati fatti 5.353 passaporti, 8.387 tessere dal 1 di gennaio al 30 di settembre. Abbiamo anche fatto accorciare i tempi di aspettativa delle tessere, prima si trattava di 8 mesi, ora l'abbiamo fatto ridurre a 4-5 mesi. Questo sempre per il beneficio della nostra comunità. Presidente, dunque una grande squadra, quella del Comites, a servizio del cittadino. Di questo Comites siamo 18 membri, nel Comites ufficiali, di cui io sono il presidente, poi c'è il vicepresidente che è il signor Gerardo Tanga, una persona molto molto importante per la sua esperienza e per il pacchetto di tutto quello che sa, perché è una persona davvero ben preparata. Poi è giusto ricordare gli altri membri dell'esecutivo Giulio Tallarico e Stefania Ferrara. Come consiglieri Katia Letizia, Francesco De Masi, Pasquale Coculicchio, Maria Coculicchio, Maria Neve Damascato, Luigi Manoti, Luigi Iorio, Anna Schiavano, Guido Vadalà, Salvatore Mango, Giovanni Miccichè, Giovanni Milano e Oriana Cacciapuoti. Dopodiché abbiamo anche 5 membri esterni del Comites, di cui sono Calogero Fero, ex presidente del Comites, dottor Vincenzo Mancuso, ex vicepresidente del Comites, Antonio Balbi, Giusi Tornabene e Rosanna Maccarone. Questi sono tutti componenti del Comites di Francoforte. Grazie Presidente per averci ospitato all'interno del Comites e complimenti per tutte le attività che svolgete a favore degli italiani in Germania. Grazie a voi per l'intervista.